Ok, benvenuti a un'edizione speciale di Prospettive sul Metaverso. Siamo io e Filippo. Rita non ce l'ha fatta perché non eravamo organizzati bene e quindi stiamo senza ospiti oggi, una cosa molto semplice. Proviamo a discutere un pochino su quello che è stato le passate 10 puntate, insomma, che quindi è una cosa normale, che dice? Quindi, ok. La Rita, Sì, per no. arrivare, non avevamo niente in calendario, non ce la faccio venire Rita è donna organizzata a differenza nostra, Roberto, che come dire, siamo on the go e quindi sfruttiamo questi momenti dei nostri mercoledì per raccontarci un po' le cose. No, hai detto bene, insomma, ogni tanto bisogna fare anche dei piccoli bilancini e noi siamo partiti ormai quasi 3 mesi fa. Sembra impossibile, ma siamo qua, siamo stati costanti, abbiamo avuto ospiti molto interessanti. Infatti siamo partiti con nulla, con un'idea da capire, così pian piano ci siamo indirizzati, abbiamo visto che è molto bello avere ospiti perché guidano la conversazione in una direzione giusta, la cosa ha cominciato a scalare, abbiamo scoperto che provare a promuovere il canale YouTube su Facebook non funziona, Facebook automaticamente nasconde Rigetta il link YouTube. vuole video, quindi abbiamo ricominciato la replica che è un paio di mesi indietro, che adesso va avanti in Facebook. Penso che mentre registriamo questo è uscita la seconda puntata più la puntata zero su Facebook. Esatto. Quindi man mano cerchiamo di costruire un po' la comunità, ma è quella cosa importante. Abbiamo visto che c'è gente che guarda i video, c'è gente che è interessata, c'è gente che odia il metaverso senza sapere cos'è. Le reazioni che abbiamo avuto sono delle più disparate, che è anche una cosa importante, Veramente. no? Ma in effetti sono rimasto sorpreso anch'io perché diciamo che nel nostro panel. Tu sei, come dire, la nostra guida, se non guru, quale esperto di Web3, blockchain, mentre io e Rita veniamo da formazioni un po' diverse, seppur entrambi, come dire, molto curiosi di tecnologia e di quello che il futuro può riservarci. Ho capito delle cose sul metaverso che non sapevo. La prima, per esempio, che come tu ci hai insegnato sin dal principio, il metaverso, come lo intendiamo adesso, non è ancora il vero metaverso, in quanto questi mondi non sono tra loro collegati e quindi si sta a spot tra le cose. Questo, secondo me, è una cosa che è giusto riassumere oggi per chi Da magari ci sfatare, ascolta. guarda, intitoliamo questa puntata I miti da I sfatare miti da del sfatare. metaverso, che okay? Il metaverso è il Perfetto. mito numero uno, tutti ne parlano, ma non esiste ancora. E ci siamo anche resi conto, e questo l'hai appena anticipato, e questo veramente è stato in qualche modo, non voglio dire sorprendente perché ormai siamo abituati a tutto, l'abbiamo visto durante la pandemia, l'abbiamo visto prima su qualsiasi tema nel mondo si è tuttologi. E quindi siamo appena partiti col nostro canale, non tanto quello YouTube, ma quello appunto su Facebook, la nostra pagina. Abbiamo avuto una quantità di commenti di persone che si sono scatenate contro il metaverso. Non me l'aspettavo una cosa del genere, sinceramente. Qual è la tua opinione? È la paura dell'ignoto, no? Quando c'è una cosa che uno non conosce, di solito è sempre tendente a essere refrattario, no? È la parte dell'istinto di sopravvivenza dell'essere umano, è quello: se una cosa non la conosco, ci sto distante. Quindi questo poi con i leoni da tastiera si trasforma nello scagliarsi Bravissimo, bravissimo. in maniera violenta, verbale contro una Come cosa. direbbero i nostri figli, gli haters. Esatto, cioè, che, no, questo anche il fatto che abbiamo gli haters ci rende più veri, no? Nel senso, Ascolta. esistiamo, no? Certo. Ergo ho hater, No, quindi sicuramente non abbiamo la claque. Anzi, però è forse stato interessante inizialmente. come alla domanda, questi, ah, bellissimo, faccio anche esperienza, hai avuto? Cosa ti porta a dire questo? Nessuno è stato capace di dare una Di dare risposta. una risposta. No, ma infatti noi ci siamo posti proprio con totale parità sia verso chi, voglio dire, questa cosa l'apprezza, sia chi verso questa cosa la rinnega, perché questo è il termine. Come dicevi, forse c'è una paura, allora, che può essere espressa in mille modi. Io nella primissima, se non nella 0, nella 1, dicevo che
comunque da genitore, quale sei anche tu, indubbiamente è un ulteriore step da conoscere proprio per capire cosa faranno i nostri figli, soprattutto i nostri giovani figli, in questi ambienti che possono essere meravigliosi, aprire opportunità meravigliose, ma altrettanto ancora di più segregare, quasi come ormai sono citati da tutti, i Hikikomori giapponesi, questi ragazzini che si chiudono nelle loro stanze, qui non solo nella stanza, ma anche nella stanza della stanza, nella rete. Esatto. Quindi è chiaro che... Una puntata che dobbiamo fare con uno psichiatra per forza di cose che ci dà proprio Sì. una riflessione piena. Sì, Questo è un ospite che ci manca, infatti. il bilancio tra la vita fuori dal mondo virtuale e la vita dentro il mondo virtuale, nel momento in cui quella dentro è più piacevole di quella fuori, c'è il rischio che quella fuori serve solo per dormire, andare in bagno o Sì, nutrire, e e non poi è ammissibile, almeno per come lo concepisco io. chi lo sa, sì, in effetti è un tema da fantascienza che sta diventando reale, nel senso che lo è Sì. già, diciamo, in molti casi. Però Infatti abbiamo avuto ospiti interessantissimi in questo senso, se vogliamo anche citarne alcuni e rielencare un po' quello che abbiamo fatto. considerando la tristezza della conversazione, la fiera dei vini per una bottiglia e dimenticare la cosa, cioè, è stato interessante. Certo. Una delle cose che mi ha colpito di più è proprio l'uso pratico del metaverso Sì. e andare in giro a acquistare vino, ma potrebbe essere un qualsiasi altra cosa, in un ambiente virtuale è molto diverso che scrollare un catalogo dove ci sono le foto. Quindi dà molto più l'idea che anche la fatica di camminare in un negozio quando arrivo e faccio l'acquisto piuttosto di avere una cosa direttamente dà un valore, no? Quindi anche Certo. spostarsi in un mondo virtuale per arrivare a fare un acquisto, secondo me, è una scelta che farei soprattutto se si tratta di oggetti di arredamento, piuttosto che pensare se dovessi comprare, che ne so, un attaccapanni, di quelli non attaccati al muro, ma di quelli con la base, piuttosto che Sì. una lampada, e potessi fare una visita in uno spazio dove vedo l'oggetto, anche se disegnato in maniera virtuale, e ci posso girare attorno, di sicuro mi aiuta nell'acquisto, diciamo, ed è una cosa abbastanza interessante, anche perché colpo d'occhio ne vedo Infatti. diversi. È stato Ma bello. guarda Roberto, tu sei a Bali, io sono in Italia e quello, adesso lo dico sorridendo, tu non puoi averla vista a meno che non ci sia la stessa fatta per la vostra parte in Indonesia, però quello che mi ha fatto dire, guarda, veramente siamo nel momento giusto per cercare di introdurre e anche noi stessi capire questo mondo perché da una settimana la BMW ha lanciato una campagna pubblicitaria in TV, in cui presentano la nuova X1 e alla fine chiudono questa dicendo venite a provarla nel metaverso. Ah, grande, vedi? Infatti, ed è È... questo, ti dico, un'automobile, esattamente, vederla, avvicinarsi, guardare i vari angoli, sedercisi dentro, è di Sì, sicuro. toccare i tasti. Esatto, e Sì. quindi. E la cosa che abbiamo un altro mito da sfatare è che non serve il caschetto di realtà virtuale per accedere nel metaverso. Questa è una cosa che Infatti, tutti pensano. infatti. Gli occhiali speciali da caschetto, non posso usare il metaverso. E niente, dato che il metaverso non esiste, come ho detto, nei mondi virtuali, Bravo. comunque sono fruibili, il tutto è fruibile semplicemente con un monitor, con un mouse, piuttosto che una tastiera, un cellulare. Comunque abbiamo capito che le aziende stanno investendoci tantissimo. Abbiamo già raccontato a partire da Meta. Ex Facebook, che sta cercando di creare il suo metaverso, allora poi lì alla Zuckerberg cercherà di massimizzare i suoi profitti. Anche lì, se uno Però passa Getter da tastiera, lo hanno distrutto quel povero Mark col suo metaverso. Non c'è un articolo in giro che dica: ah, no. che bella cosa! Tutti che giudicano perché c'è una grafica molto plasticosa da cartoons così. Tutti che hanno attaccato, anche lì senza sapere, perché voglio vedere quanti lo hanno provato effettivamente, quanti hanno provato ad avere meeting di lavoro e poi ne discutono. La gente è pronta ad attaccare solo perché ha Senza sapere. pubblicato questa immagine con la Torre Eiffel dietro. Infatti, infatti, ma hai toccato un bel tema perché hai detto mondi che sembrano un po' di cartone malfatti. Noi abbiamo avuto tra i nostri ospiti anche due molto interessanti tra i tanti, nel senso uno che un'azienda che era rappresentata che crea e
il metaverso, o quantomeno crea un mondo del metaverso, e ci ha spiegato come loro digitalizzano, come loro pensano e creano. E ti ricordi anche il disegnatore eccezionale di fumetti e cartoon, che ci ha spiegato come lui immagina che questo mondo dell'animazione arrivi nel metaverso. Abbiamo toccato quello del cinema, insomma, devo dire che... E devo dire che abbiamo iniziato piano piano. Una cosa che mi piace è che andiamo scalando, no? Quindi andremo a incontrare presto un'azienda che, pur essendo italo-svizzera italiana, diciamo, è tra i grandi nomi nel mondo per la creazione di metaversi. Assolutamente. È stato incredibile che il CEO ha accettato di venire a essere il nostro ospite. Siamo stati molto fortunati. Esatto, vedremo una cosa interessante. Quindi pian piano ci spostiamo e andiamo verso livelli più alti, e vedremo anche di avere poi anche noi il nostro studio nel metaverso. Vediamo chi ci sponsorizzerà. Sì, stiamo aspettando comunque qualcuno che oltre a noi stessi creda in quello che stiamo facendo, che non vuole avere, ecco, forse non l'abbiamo specificato, non vuole avere uno scopo didattico, proprio perché noi stessi ci siamo lanciati in questo cercando di capirlo, tranne te, che come ho premesso ne sai più di noi, però anche tu credo abbia scoperto degli aspetti che non pensavi. E in effetti, un'altra cosa che abbiamo provato a fare in queste 10 puntate, perché dobbiamo dirlo, noi siamo tre professionisti di mercati, industrie diverse, no? Che si troviamo, perché tu sei architetto di... Certo. Io sono un programmatore, consulente informatico, Rita è una psicologa ambientale che ha una situazione molto particolare, ma nessuno di noi è un giornalista, nessuno di noi ha l'esperienza di gestire una cosa del genere, quindi abbiamo anche provato a coinvolgere qualche giornalista professionista che voglia venire a aiutarci a moderare, a preparare le puntate, così, quindi probabilmente, se siamo fortunati, riusciremo a portare a bordo anche un ruolo di questo tipo, e quindi la qualità del nostro programma andrà salendo, no? Perché questa è una puntata speciale, perché abbiamo fatto 10 puntate, sì, no? Con quindi ospiti. Fare un po' un resoconto del passato e un piccolo piano per il futuro, quindi sono cose importanti. Sì, questo è quello che ci eravamo detti: ogni tot cerchiamo di fare un bilancio di quello che abbiamo capito, di chi abbiamo avuto, a chi abbiamo la fortuna di avere. Forse possiamo spoilerare qualche nostra idea per il futuro senza dire troppo, ma abbiamo, appunto, hai già detto, servirà uno psichiatra che ci può dare una visione di questo. Vorremmo portare qualcuno, senza, ripeto, entrare in ambiti troppo religiosi, ma che, dicevamo prima, può darci una sua opinione rispetto al mondo cristiano nel metaverso, che anche lì vediamo, o di qualsiasi altra religione, appunto. L'idea... Anzi, siamo aperti. Esatto. Per non dire, appunto, di qualcosa nell'aspetto, l'hai anticipato, del mondo del design. Ci sono alcune aziende che stanno facendo dei lavori pazzeschi per portare i loro prodotti nel metaverso. Quindi anche intervistare qualche azienda di consulenza che sta aiutando i loro clienti a portarli dentro, quindi aziende di marketing grosse che fanno questo passo per portare i clienti nel mondo in questa direzione. Abbiamo avuto un paio di interessanti, di ospiti che fanno questo, ma sono già troppo tecnicamente specializzati. Vorrei l'opinione di un marchettaro che si occupa delle campagne pubblicitarie di aziende molto grosse, di come la vede, senza avere la conoscenza tecnica approfondita del metaverso, la presenza in questo ambiente, quanto importante la sente, no? Quindi la percezione, la prospettiva del metaverso per chi non è già nel metaverso, no? Perché abbiamo fatto proprio ospiti saltellando da quelli che sono nel metaverso, già ci lavorano, a quelli che invece sono fuori, però sarà qualcosa che gli tocca nella vita, no? Sì. Quindi è interessante questo. Assolutamente sì. E credo che questo di continuare a dare chiavi di lettura differenti, per chi ci sta seguendo, il nostro canale YouTube, a cui vi invitiamo a iscrivervi, Prospettive sul Metaverso,
Piano piano sta crescendo, quello è un nostro obiettivo per, insomma, come dire, arrivare a più persone, ma soprattutto per avere più opinioni possibili. Ecco, questo. Che sì, perché poi tutto potrà man mano accumularsi e diventare un prodotto, diciamo, di analisi completa, no? Sono Sì. tanti aspetti. E pian piano anche noi cresciamo con la cultura generale del metaverso, spostandoci pian piano sempre più dentro il metaverso o fuori, e Sì. portando pian piano la gente che ospitiamo dentro e fuori. Quindi sì, c'erano diverse idee che abbiamo avuto, ricevere dei regali virtuali da tenere nel mondo virtuale da vari ospiti o darne a loro anche, che è la cosa Creare più. una bacheca in cui ogni ospite ci lascerà un oggetto che magari rappresenta quell'azienda o quel filone, ecco. Esatto. Quindi sarà secondo me una cosa a crescere che diventerà sempre più interessante. Abbiamo un sito internet che è ancora in forno, che sta cucinando là, siamo molto Sì. nello scrivere dei contenuti, ma poi avremo anche quello, penso che andrà assieme a un piccolo forum di discussione. E poi chi lo sa, magari possiamo cominciare a fare qualche puntata in inglese. Sì, siamo stati come panel, giusto dirlo, anche già intervistati per un canale che si occupa di tecnologia e economia e noi abbiamo parlato la nostra esperienza rispetto a quello che stiamo facendo qui nel metaverso. Quindi, sì, le cose vanno a cascata, la rete Non è male, proprio per essere serve a una cosa questo. improvvisata, diciamo, secondo me sta muovendosi bene, Proviamo quantomeno. Insomma, no? poi ti Non devo facciamo ringraziare soldi, visto. questo è chiaro da dire. Per adesso No. siamo a pieno al 100% di volontariato. Sì, da Se parte di qualcuno, tutti. se Per possiamo mettere qua sopra uno sponsor e coprire delle spese, lo il momento benvenga. abbiamo un bel caminetto, insomma, siamo in autunno, stamattina piove, fa freddo, qui 10 gradi, non da te, Qua credo. invece fa sempre caldo e c'è bel sole, che devo dire. Esatto, però quindi è appropriatissimo quantomeno per questo side of the world reale. Lo sfondo che abbiamo messo e con cui io e te oggi abbiamo dato, insomma, questo brief su quello che abbiamo fatto in queste prime puntate. Va bene, quindi chiudendo questa conversazione, Rita, se ci dà un segno, dacci un segno se sei lì. Dacci un segno, Rita, dacci un segnale. No, sappiamo che sei con noi, ti salutiamo. La prossima settimana, mercoledì prossimo, avremo una puntata fatta decentemente con gli ospiti, in cui cominciamo una Parte seconda parte di crescita. le prossime 10. Esatto. Ciao Filippo! Ciao Roberto, è stato bello. Ciao, buona giornata. Ciao. Super.